Posta in una verde conca coltivata, l'abbazia di Santa Maria di Vezzolano è un altissimo esempio di arte romanico-gotica. Forse già esistente in epoca longobarda, fu distrutta nel secolo X dai Saraceni, poi data da Arduino re d'Italia ad Ottone di Brozolo nel 1002, da questi trasmessa ai suoi discendenti, ed infine ceduta al preposito di Vezzolano. Il complesso è formato dalla chiesa, terminata nelle strutture nel 1189, dalla sala capitolare e dal chiostro. Presenta uno stile architettonico fondato sulla bicromia di fasce alternate di mattoni e pietra arenaria. La facciata, originariamente a tre ingressi, ha tre ordini di gallerie cieche. Sul portale centrale, particolarmente decorato, figura una lunetta con la Vergine in trono scolpita. Più in alto, al centro, dietro alle statue del Cristo e degli arcangeli Michele e Raffaele, vi è una finestra bifora. Vi è inoltre un terzo ordine di colonne addossate con le statue di Serafini ed il Cristo benedicente.